Ciao, bentornati su Dr. Makeup. Oggi voglio affrontare con voi un tema che fa un po' di moda, ossia quello del decluttering. Declutter letteralmente dall'inglese significa fare spazio, traslato poi in fare ordine, buttare via il superfluo, eccetera. Però voglio affrontarlo ovviamente dal punto di vista beauty, makeup e skincare, che è quello che interessano come argomenti principali il mio canale. Io faccio periodicamente pulizia nella trousse. Trovate anche un articolo sul blog di diverso tempo fa, comunque ve lo lascio linkato giù nell'info box. E faccio periodicamente pulizia perché comunque sia può capitare di dimenticarsi qualche cosa e quindi far passare il PAO, quindi il periodo dopo l'apertura. Può capitare di stufarci di un qualcosa e quindi smettere di utilizzarlo, può capitare che nel mentre, pur magari stando attenti, il prodotto subisca delle alterazioni che non lo rendono più adatto. Io generalmente faccio questo tipo di pulizia almeno una volta l'anno, solitamente la faccio sempre dopo l'estate e spesso anche in primavera, diciamo in cambi di stagione. Dopo l'estate perché? Perché per quanto io possa stare attenta, il calore, gli sbalzi di temperatura possono senz'altro far alterare il prodotto. Altra cosa importante, acquistando quasi soltanto prodotti naturali, biologici, certificati, è chiaro che la durata si accorcia. Se un prodotto tradizionale, prendiamo un esempio, un rossetto, mi può durare anche 3 anni. Non è detto, però faccio per dire un termine lungo. Un rossetto naturale è difficile che mi arrivi all'anno intero. Vuoi perché ci sono degli oli vegetali all'interno che sono più soggetti ad irrancidimento, vuoi perché il tipo di lavorazione di materie prime è più soggetto a deperibilità. Fatto sta che appunto questa pulizia per chi come me ha un beauty prevalentemente di prodotti naturali va fatta con regolarità e sicuramente con frequenza. Inizio quindi da quelle che sono le mie matite occhi. Come mi comporto? In maniera molto semplice, usando i sensi. Io guardo la prima scrematura che faccio è scaduto o non scaduto, cioè buono o non buono. E come lo faccio? Annusando. Annusando tipo cane da tartufo o provando il prodotto perché quello, indipendentemente dal PAO, perché comunque sia, breve parentesi, il PAO sta a significare Period After Opening, quindi quanto dura il prodotto una volta che l'hai aperto. Ma non è una bomba all'orologeria, cioè se sul prodotto c'è scritto 6 mesi e tu lo usi dopo 6 mesi e 2 giorni, non ti casca a pezzi la faccia. Però è chiaro che ci vuole buon senso, vuol dire che in quell'arco di periodo dichiarato sul prodotto, l'azienda produttrice ti garantisce l'uniformità in tutti i suoi aspetti del prodotto. Oltre a quel termine non te la garantisce più, quindi devi starci più attento sostanzialmente. Cosa fa fede? L'odore del prodotto, la consistenza del prodotto, le performance del prodotto. Vuol dire scrive sempre uguale? Vuol dire ha sempre la stessa intensità di colore? Ha sempre la stessa durata che aveva prima? Ha sempre lo stesso odore? Allora possiamo continuare ad utilizzarlo sempre tenendolo sotto controllo. Se una di queste caratteristiche è cambiata, chiaramente significa che il prodotto si è alterato e io personalmente non mi fido più ad utilizzarlo, cioè chi se ne frega, ma io preferisco di no. Quindi dicevo, prima scrematura che faccio con le matite, così come tutte le altre categorie che andremo a vedere, è buono o non buono, quindi le annuso, guardo se scrivono bene, guardo se comunque le performance in generale sono rimaste inalterate. Allora, questo è il cassettino con tutte le mie matite per gli occhi. Io qui ho tutte quante le matite, ne ho alcune tradizionali, ma prevalentemente, come si diceva, matite naturali. Non vado a fare altro che sniffare, sentire se hanno cattivi odori, se scrivono o non scrivono, eccetera, quello che ci siamo detti adesso. Allora, la situazione dopo l'iniziale scrematura buono o non buono è che queste tre non sono più valide, nel senso che
scrivono bene entrambe ancora per carità, ma tanto il matitone puro bio quanto il matitone mi strucco hanno preso proprio quell'odore di olio un po' irrancidito, segno che hanno patito sicuramente qualche sbalzo di temperatura. Ora questo verde ce l'ho da un po' di tempo, ma quella di mi strucco non è poi tantissimo. Sicuramente però aveva superato già il PAO, per cui senza dubbio andava appunto tenuta sotto controllo e è uno dei sacrificati di questo primo declutter. Quest'altra matita invece è una prolonger di MAC. Qual è il discorso? Che vedete che si stacca la mina dal centrale? Significa che comunque ha iniziato a seccarsi la mina e in effetti non scrive più nella maniera corretta come scriveva prima, quindi anche lei ci saluta. A questo punto, qual è il mio ragionamento? Queste qui sono tutte potenzialmente buone. Qui inizia la fase vera e propria di scelta, cioè di queste matite quali uso, quali non uso, quali sceglierò quindi poi di eventualmente mettere in vendita in qualche gruppo oppure semplicemente regalare alle amiche. La cernita qui va proprio a gusto personale, perché come si diceva, queste matite che sono rimaste all'interno del cestino sono tutte matite che assolutamente sono qualitativamente ancora molto valide. Non starò qui a farvi tanti swatch di prodotti, che se no non ne usciamo più, però allora, queste qui sono le sacrificate della prima pulizia. In particolare cosa sono? Sono le quattro matite della linea Gemotherapy che io ho appena acquistato da Liquid Flora. Il problema è che queste matite hanno una mina davvero molto molto rigida e io che ho l'occhio particolarmente delicato non riesco ad utilizzarle. È un peccato perché sono quattro colori meravigliosi. Penso queste che sono essendo nuove e utilizzate soltanto un paio, swatchate, eccetera. Ma neanche mai temperata, io credo che queste le metterò in vendita su qualche gruppo di vendita di cosmetici. Sempre in vendita metterò anche lei, che è una delle matite doppie di Miss Trucco, questa è la Mina Gialla Primer e la matita color carne, volendo correttiva. Non è un prodotto che utilizzo, non sono due prodotti che utilizzo, anche questa mai temperata, per cui non ha senso che continui a tenerla. Sempre nuova anche la matita nera classicissima di Lancôme, classica Crayon Call. L'ho usata in passato, ma sul mio occhio questo tipo di matita non tiene, per cui non, indipendentemente dal tipo di formulazione che ora prediligo meno, comunque non è un tipo di matita che sul mio occhio performa, per cui non ha senso che io la tenga. So che ci sono persone che la trovano meravigliosa. Su di me non è così, quindi va in quelle che andranno in vendita. Quindi queste qui sono tutte praticamente nuove e le metterò in vendita ed è la seconda, diciamo, grossa scrematura che io faccio. Rimango quindi con le matite che utilizzo, con cui mi trovo bene e che gestisco in maniera quotidiana. Sono tante, perché sono ancora tante, devo dire. Perché sono ancora tante? Perché io le matite le uso, le matite occhi le uso moltissimo come base per gli ombretti. Come ho fatto per esempio oggi, che ho utilizzato la matita Relax come base sotto e ho utilizzato invece poi un ombretto viola sopra, di modo da aumentare la tenuta e rendere più intenso il colore. È una cosa che io faccio spesso e mi trovo bene con le pastello, infatti sono quasi tutte pastello di Neve Cosmetics quelle che sono rimaste, perché hanno una mina piuttosto morbida. Come matita per la bordatura mi reggono il giusto, per cui le utilizzo poco con questo scopo, ma mi reggono molto bene, mi piacciono molto appunto come base per gli ombretti, per cui sono ancora decisamente tante, il che significa che io non devo più comprare matite occhi, però sono tutte matite che bene o male utilizzo, quindi sono ancora buone, stanno ancora tutte bene e per il momento resteranno tutte lì e vedremo poi eventualmente nel prossimo decluttering se ci sarà necessità di sfoltire un pochino i colori che non avrò utilizzato. Una volta che ho scelto tutte le matite che sono quelle definitive, diciamo, che rimangono all'interno della mia collezione, quello che faccio è andare a temperarle tutte quante, anche se hanno la punta già fatta, gliela tolgo e le tempero di modo da ripulire per bene e rimetterle in ordine già pulite e ordinate con la mina temperata.
Passo poi quindi alla parte labbra. Stesso discorso, quindi qui già ne ho un pochino di meno. Faccio la prima scrematura su quelle che hanno un cattivo odore, performance alterate, eccetera, e poi vado a vedere quello che mi rimane e decidere cosa tenere o meno. Sniffatina per vedere quelle che non vanno più bene. Dopo la prima scrematura se ne vanno diverse, devo dire, se ne vanno queste 5, come vi dicevo, prevedibilmente quasi tutte matite naturali che tendono a andare rancide con più facilità, chiaramente. C'è da fare attenzione a una cosa, però, la matita naturale già di per sé ha questo odore di molto di legno di cedro, che è la parte, che riveste la matita, che spesso si confonde con l'odore dell'olio rancido. Se siete indecise, swatchatela e annusate soltanto il prodotto, e in quel caso lì non c'è assolutamente dubbio, si percepisce tantissimo. Queste sono quelle del Mio Beauty che se ne vanno, che sono la matita di Peter Up Rainbow Mountain, che in effetti era già da un po' che era lì, la Alfred di MAC, questa mi stupisce perché non è tanto e non l'ho neanche utilizzata tanto, evidentemente non l'ho riposta a dovere, la Fenicottero di Neve, che come si può vedere acquistata che per chissà quale impulso, raptus o consiglio sbagliato, perché credo di averla messa una volta sola, e la Lip Liner Berry di Zooey Organic, che ho messo forse 2 volte. Questi video qui servono anche da monito e mea culpa pubblica, perché ci si rende conto veramente di quanta roba inutile si compra, quanti soldi si buttano via, perché presi dal bombardamento pubblicitario, dalla novità, dallo devo avere assolutamente, si compra un sacco di roba, alla fine la faccia una è e io neanche tutti i giorni mi trucco, per cui finisco sempre con l'avere più roba di quella che utilizzo, ma purtroppo questo è, io cerco di impegnarmi e di migliorarmi, e la scelta di fare un video del genere proprio adesso è fatto anche per monito e per spronarmi a migliorare questa mia situazione, quindi acquistare sempre meno, non per l'acquistare meno, ma perché è inutile avere 4 tipi di matite nere tutte uguali, basta averne una, quando è finita quella con cui ti trovi bene, performa bene, finita quella ne riacquisti un'altra. Per chi come me fa la blogger è più difficoltoso mantenere questo discorso perché a volte hai la PR box di prodotti che ti inviano. Io devo dire la verità, molto spesso nelle cose che mi hanno inviato ultimamente, fatta la recensione, fatto il video, provato il prodotto, a quel punto poi l'ho regalato alle mie amiche, perché è chiaro che il prodotto che mi viene inviato dall'azienda non lo rivendo, non mi pare corretto. Però, insomma, faccio contente tante amiche. Finora noi abbiamo visto però soltanto il buono non buono. La seconda fase, diciamo, è andare a vedere le cose simili. Non ve l'ho fatta vedere per le matite occhi perché non ho cose simili, ho soltanto colori differenti. Nelle matite labbra invece vedo già una certa uniformità. Innanzitutto, non mi chiedete perché, ho 2 matite Pianeta di Neve. Per quanto a me piaccia molto come matita questa, che vi ricordo essere una matita occhi, ma che io utilizzo per le labbra e mi piace un sacco, quanto ci metterò a finirne una intera? Se anche la mettessi tutti i giorni, una intera mi servirebbe, mi basterebbe comunque per un anno. Quindi averne 2 non mi serve assolutamente. Ecco che in questo caso una delle 2 già se ne va. Quale delle 2? Bah, quella col tappo rotto. Quindi questa se ne va da regalare. Questa invece la tengo perché mi piace, però ve le swatcho insieme. Sembravano molto simili dal pack, invece devo dire che hanno le loro differenze, anche se onestamente, soprattutto in camera si nota, queste si assomigliano molto, però hanno la loro diversità. Per cui per il momento io le tengo tutte quante, poi vediamo. Al prossimo giro che cosa succede? Le altre invece sono tutte matite diverse.
Queste sono pochine, ve le posso anche far vedere, sono le matite che rimangono. Allora, di queste matite devo dire la verità, la Cherry non mi fa impazzire perché ha una mina piuttosto dura, però siccome non ho altre matite rosse, non porto neanche tantissimo il rosso, ma se lo porto mi piace contornarlo in maniera precisa, per cui per il momento la tengo, però con l'idea che se ne trovo una che mi soddisfa maggiormente come performance, questa se ne va e entra l'altra. Di questa categoria fanno parte anche i matitoni rossetto. Io ho questo qui di Puro Bio e questo della linea Green Me di Kiko. Allora, questo lo tengo sicuramente perché ha sia la parte più scura, che però è una tonalità di rosso che mi piace, che non è esageratamente sparata. Soprattutto mi piace molto la parte da giorno, lo trovo un bellissimo nude rosato per la mia tipologia. Mentre il matitone della linea Green Me di Kiko, non credo che lo utilizzerò. Sono matitoni che nascono per essere utilizzati sia labbra che guance. Per le guance lo trovo troppo cremoso e non mi tiene. Sulle labbra mi piace come tipo di texture del prodotto, ma ho scelto un colore che non mi valorizza. Mi fa troppo effetto correttore sulle labbra e va a finire sempre morta affogata. Per cui questo è assolutamente ancora validissimo, però sicuramente lo regalerò a una delle mie amiche. Ho già in mente a chi che so che ama questa tipologia di prodotto. Nella parte matite fanno parte anche le matite per le sopracciglia di Puro Bio, che però mi sono state appena inviate. Tra l'altro, le due colorazioni troppo chiare che non utilizzo, come vi dicevo prima, le ho regalate a delle mie amiche che invece so che le apprezzano. Queste due sono le due tonalità che io utilizzo, il marrone freddo e la Bruno mi sembra la chiamino, comunque la tonalità marrone più scura, che sono quelle che utilizzo per le mie sopracciglia, per cui queste due le tengo, non ho altri prodotti da farvi vedere. Per le sopracciglia, ma era già nei prodotti terminati da dar via, è il Lisboa Ebony, il mascara per sopracciglia di neve. È un prodotto che a me piace davvero tanto, ha uno scovolino molto carino perché è piccolo e ti permette di pettinare bene le sopracciglia. E mi piace perché rilascia una giusta dose di colore che, se anche non hai voglia di disegnarti il sopracciglio, comunque ti dà un'aria più curata, più ordinata e più definita. Il problema è che si seccano con una velocità pazzesca. Io lo utilizzo tutti i giorni, per cui effettivamente apro e chiudo la confezione tutti i giorni, però, e questo è un problema che io ho riscontrato anche nei mascara di neve, quindi probabilmente è un problema di pasta dei mascara, quantomeno un problema che riscontro io. Per cui si asciuga troppo velocemente. Peccato perché è un prodotto davvero molto molto valido. L'avevo già notata questa cosa, ma siccome mi piace molto l'effetto, comunque l'avevo riacquistato. Quindi a questo punto io vi chiedo se voi avete invece un mascara per sopracciglia che dia una buona pigmentazione, che sia facile da gestire e che non si secchi altrettanto velocemente, consigliatemelo giù nei commenti perché mi fate felice. Con questa richiesta di consigli per gli acquisti, finisce la prima parte del mio video del decluttering, quello dedicato a matite e matitoni. Per il momento direi che siamo a un buon punto, nel senso che tante cose che andavano buttate via sono state buttate via, ho trovato due cosine da regalare anche alle mie amiche che saranno contente, e quindi vado ad alleggerire quella che è la mia collezione make-up. Lo scopo non è il minimalismo, lo scopo è sfruttare al meglio quello che ho, di modo da ottimizzare anche i soldi che ho investito e in modo da cercare di fare sempre più acquisti consapevoli. Ci sono categorie in cui sicuramente saremo più veloci, categorie in cui invece andremo un pochino più a rilento, però è un percorso che affronteremo con calma nel tempo insieme. Fatemi sapere se anche voi siete soliti fare queste pulizie periodiche nel vostro beauty. E quali sono le conclusioni che ne avete tratto, quali sono gli insegnamenti che ne avete tratto, se ce ne sono, o semplicemente se è un'abitudine che avete di pulizia periodica. Io vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento, se vi va, sul canale per il prossimo video.